A Campobasso, cittadini e turisti possono ammirare le lavorazioni all'uncinetto realizzate dal Centro Sociale Anziani di Sant'Antonio Abate. Tante mattonelle dai colori vivaci assemblate insieme che abbracciano i tronchi degli alberi del centro storico, presenti nel tratto di strada che da via Marconi conduce fino alla chiesa del quartiere. L'albero della vita, così lo hanno chiamato, perché la vita è bella. Coloratissima così come le sono le tantissime mattonelle confezionate dalle nostre nonne. Ed il messaggio dei nonni ai giovani è proprio questo: colori più chiari, più scuri come la vita. Impegnarsi sempre e non scoraggiarsi mai. Alcune finestrelle, i balconi chiusi di questo antichissimo borgo medievale, sono chiusi e le mattonelle messe lì in mostra sono un pensiero per i nonnini che ci guardano dall'alto. Grazie alle giovani collaboratrici che hanno aiutato ad assemblare le mattonelle, come fosse l'abbraccio lunghissimo che in questi tre anni è mancato a tutti. A dare una mano concreta alle nonne del centro sociale anche l'assessore alle politiche sociali del comune di Campobasso, Luca Praitano, che ha ringraziato a nome dell'intera amministrazione comunale di Campobasso il centro anziani di Sant'Antonio Abate per l'amore e la passione dimostrate ancora una volta per la propria città.